Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Se ancora non l'avete fatto, vi invito ad iscrivervi al canale ed abilitare la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove uscite. Oggi parliamo di un plugin molto bello, particolare, che mi è davvero piaciuto. Credo uno dei più bei plugin che abbia trovato nell'ultimo periodo. Parliamo di Daedalus Delay dell'azienda Acousmatic, che è un'azienda italiana. È un delay che sicuramente può funzionare come un classico plugin di delay, ma ha dei controlli, dei parametri molto particolari che ci permettono di spaziare da qualcosa di semplice fino ad ottenere un suono molto complesso, articolato, con molte automazioni, molti effetti applicati. Questo sicuramente ci fa spaziare di molto nelle sonorità che possiamo ottenere. Qualcosa di semplice, magari da abilitare su una traccia musicale, fino a qualcosa di molto più complesso da abilitare nel puro sound design, quindi per a volte stravolgere davvero tanto il suono di partenza ed ottenere qualcosa di nuovo. Ne parliamo oggi perché è davvero interessante. Eccoci arrivati in Daedalus. Prima nota positiva è che possiamo modificare la grandezza dell'interfaccia, quindi ridimensionarla, che sicuramente è molto comodo. Andiamo a vedere un po' i parametri. Alcuni parametri li vediamo in altri delay, altri sono specifici per questo. Troviamo Dry Wet, che ci permette poi di modificare totalmente dry il suono originale, wet solo delay, quindi lo useremo per miscelare. Troviamo la modalità Sync, che andrà a sincronizzare il tempo di delay con il progetto sottostante, quindi troviamo come sempre la suddivisione. In free avremo la modalità libera, quindi per modificare il tempo di delay attraverso il potenziometro che ci dà millisecondi e secondi, e la modalità pitch, modificabile anche con un controller MIDI, che andrà ad intonare la velocità del delay con la frequenza di una nota specifica. Adesso torniamo su Sync, che è quello che utilizziamo di più, e andiamo a sentire come suona un preset di partenza. Con il feedback ovviamente possiamo andare a ripetere più o meno volte le varie ripetizioni del delay. Troviamo una manopola che non vediamo mai negli altri delay, che è Variable Delay. Quindi andrà ad abilitarci tutte delle nuove funzioni che vedete qua, che si accendono qua sotto. Grain Delay, è espresso in Hertz, ci indica quanti grani vengono generati in un secondo, in questo caso 1, fino ad arrivare a 1000 Hertz, quindi 1000 grani in un secondo. Questi grani poi vengono modulati attraverso un LFO, che è appunto lo scrub. In questo caso lo scrub, più andiamo in alto con il valore, più l'LFO lavorerà velocemente e va a spostare il tempo di delay tra tutti questi grani, quindi questi pezzettini. Random a 0 funziona come una sinusoidale, quindi il disegno che vediamo di questo movimento è sempre uguale, quindi come un'onda sinusoidale. Random andrà a renderci più casuale questi movimenti. Infatti, se noi scendiamo un po', vedete che abbiamo movimento sinusoidale, quindi lineare, che vediamo dall'alto in basso. Random va a crearci dei movimenti che non sono mai uguali. Però sentiamo cosa succede. Mettiamo 0%.
molto molto bello. Vedete come è bastato poco per iniziare subito a modificare molto il suono di partenza. Il primo parametro è il glide, che ci permette più o meno di rendere continua la variazione di tempo tra le varie linee di ritardo. Il secondo è il delay mod, che ci permette di modulare in modo differente o non differente il canale sinistro o destro. Troviamo poi il feedback, che è il numero di ripetizioni. Troviamo poi tutto il sistema di filtri: high pass filter, low pass filter e prefilter. Con il parametro a meno di 1, il sistema di filtraggio funziona all'interno del sistema di ripetizione, quindi del feedback. Con un valore pari a 1 invece viene inserito questo sistema di filtraggio anche prima del sistema di feedback. Molto più semplice andare ad ascoltare. Molto particolare, inizia a elaborare molto il suono attraverso questi filtri. La parte degli overdrive, mi piace davvero molto quello che fanno. Overdrive va appunto a distorcere il suono, possiamo mettere un limiter che va a limitare appunto l'azione dell'overdrive. Color ci permette di andare a modificare appunto come sarà il colore del suono, quindi più scuro o più chiaro. Bandwidth, la larghezza di banda, anche questo ci permetterà di focalizzarci più o meno in certe zone dello spettro. Proviamo. Partiamo da zero. Vedete che siamo subito riusciti a stravolgere il suono e fare qualcosa di molto interessante. Beh, piace davvero quello che fanno questi tre parametri. Andiamo sotto, troviamo cross e random pan. Cross va a incrociare il canale sinistro col destro nel delay, quindi fa una sorta di ping pong, e random pan va a spostarci il pan in modo casuale tra sinistra e destra. Proviamo. Troviamo poi la zona di threshold, questo semplicemente ci permette di abilitare o meno gli effetti del delay se superiamo o meno una threshold, ma andiamo sulla parte più bella, secondo me, è proprio il cuore di questo plugin, ovvero le modulazioni. Abbiamo a disposizione 8 canali di modulazione, perché con questi 8 controlli potremo andare a modificare un altro parametro. Molto bello, perché abbiamo 3 modalità, poi la modalità draw, che possiamo appunto modificare con il nostro mouse, in cui possiamo poi utilizzare questi preset veloci come partenza e poi andiamo a modificarli come vogliamo. La modalità che viene chiamata chaos, modalità totalmente casuale che possiamo comunque configurare, e modalità step. Partiamo dalla modalità normale, quindi quella disegnabile. La mettiamo a sync con il nostro progetto, quindi funzionerà il rate per dire a che velocità leggere tutto questo. Adesso resettiamo un po' il tutto.
accendiamo. Vedete che ci fa vedere. Adesso che abbiamo creato questa linea, dobbiamo andare a comandare qualcos'altro. Facciamo che andiamo a modificare l'overdrive. Basta trascinare il numero 1, adesso siamo sulla modalità 1, sulla modulation 1, se andiamo su 2 vedete che andiamo su altre impostazioni e vedete che va a farci questa automazione, questa modulazione che vediamo qua. Se noi andiamo qua sotto vedete che possiamo aumentare la modulazione, più è alta, più questa, in questo caso questa onda sinusoidale, andrà a modificare questo parametro. È come se noi facessimo questa cosa qua in modo automatico, scrivendo un'automazione con il mouse. Questo ci permette di disegnarlo attraverso questo disegno qua. Se notiamo, se io vado a velocizzare o a diminuire il tempo della modulazione qua sotto, anche questo controllo ci fa vedere che agirà più o meno velocemente. Partiamo. Comodissimo da utilizzare. Proviamo la modalità Chaos. Vedete che il disegno è casuale. Ogni volta che si aggiorna cambia. Possiamo anche modificare la tipologia Hold. Vedete come un'onda quadra, Linear. Viene creata una linea. Curve. Ci sono delle curve un po' più simili all'onda sinusoidale. Facciamo una prova. Direi che non abbiamo più scuse per cercare di fare qualcosa di nuovo, perché vedete che in modo casuale otteniamo sempre suoni nuovi. Step, stessa cosa, ci permette di modificare attraverso la modalità ciclo. Facciamo un po' più veloce. Qui sotto abbiamo due modalità, ciclica, a step. Scramble, vedete che mi fa in modo automatico il cambio del disegno, e random anche. Vedete, con questo posso andare a spostarli o resettarli. Tutto questo posso fare poi altre operazioni totalmente diverse con le altre 8, altre 7 bande di modulazione. Quindi ad esempio andiamo a modificare il colore della distorsione. Accendiamo. Ormai è arrivato il momento di divertirci e basta. Abbiamo parlato un po' di tutti i controlli e vi lascio l'ultima parte del video per divertirvi e seguire con me qualche esperimento utilizzando questo plugin. Direi che è molto bello, mi è piaciuto parecchio, innovativo, veloce da utilizzare e particolare. Veramente si possono ottenere delle sonorità nuove, fresche, anche con la modalità Chaos, fa tutto in modo a volte casuale se vogliamo, che ci permette di prendere ispirazione e magari ottenere qualcosa che, di cui non avevamo neanche in mente che si potesse ottenere. Quindi direi che davvero molto molto bello, e andate a guardare sul sito, ve lo lascio qua sotto in descrizione, il prezzo è talmente ridicolo che direi che se vi piace andate pure ad acquistarlo, perché secondo me è un bel acquisto in questo inizio 2023. Grazie per aver visto questo video, lasciatemi qua sotto un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questo plugin, e a questo punto continuiamo i nostri esperimenti per qualche minuto per vedere un po' di preset e giocare un po' col plugin. Ciao! Thank you.